Se ci sono rimasta male personalmente perché non hanno considerato assolutamente la mia persona, la mia dignità, mi hanno mancato assolutamente di rispetto. Sono stati promossi due alunni autori degli spari di Pallini in una scuola superiore di Rovigo contro la professoressa di scienze Maria Cristina Finatti. Era lo scorso ottobre, come mostrano queste immagini pubblicate sui social e diventate virali, la docente viene colpita con una pistola Pallini e derisa. Cinque gli allievi coinvolti nell'episodio. Il ragazzo che ha sparato è stato promosso con la media dell'8 e il 9 in condotta. Un po' me l'aspettavo perché il fatto era passato in secondo piano. A me dispiace tantissimo, è un po' eccessivo il 9 in condotta, anche perché si dovrebbe tenere conto forse di tutto l'anno scolastico, non dell'ultimo periodo, visto che è uno scrutinio finale, e quindi sicuramente i 9 non ci andavano. Due i ragazzi con le responsabilità maggiori. Mentre lo studente sparava i pallini contro la prof, un suo compagno ha filmato il gesto e diffuso il video a mezzo social. Nei confronti degli allievi non sarebbe mai stata applicata nessuna sospensione. Dalle famiglie e dai ragazzi ho ricevuto delle scuse, cioè sono arrivate tardi e non sono state per nulla sincere. Loro non si rendono conto di quello che hanno fatto. Solo fortunatamente non mi hanno colpito l'occhio gravemente. Non è una bravata, è proprio un atto di violenza che loro hanno fatto. La professoressa Finatti ha continuato a insegnare all'Istituto Viola Marchesini, ma in altre classi. Difficile dimenticare quell'episodio. Ora, dopo le promozioni e il 9 in condotta, è intenzionata a scrivere al ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. Io e i miei avvocati sicuramente scriveremo una lettera al ministro Valditara per manifestare la nostra costernazione. Ecco. Rispetto all'autonomia di ogni scuola, ha detto il ministro Valditara. Tuttavia, la scelta di dare 9 in condotta a chi ha aggredito una professoressa mi lascia sorpreso, anche per il messaggio diseducativo che ne può derivare. Ho chiesto una relazione dettagliata sulle motivazioni che hanno condotto a questa decisione. Per dare un segnale bisognava aver dato un voto più basso in condotta, sicuramente a questi ragazzi.